È da tempo che si parla di app per il tracciamento. Dobbiamo realmente scegliere tra la privacy e la salute? Come funzionano queste app? Iniziamo parlando brevemente di cosa sta succedendo fuori dall'Italia, per poi tornare al nostro paese. Durante il video ci sarà anche un intervento di un ospite speciale. Ma prima, spostiamoci in Oriente. Giappone. L'app predisposta dal governo è limitata a un numero ristretto di persone, quelle positive e quelle sospette. Coloro ai quali si è imposto il regime di quarantena possono essere chiamati dall'autorità anche più volte al giorno e devono fare clic su un collegamento online per condividere la propria posizione attuale. Coloro che non restano a casa possono ricevere una multa fino a $10.000 o 6 mesi di reclusione, o addirittura la perdita della cittadinanza, cosa ancora più grave. Corea del Sud. Le autorità hanno attivato una serie di messaggi che descrivono dettagliatamente le persone infettate da Covid-19, suscitando la vergogna pubblica. Chi infrange il contenimento viene messo nelle condizioni di vergogna davanti alle proprie famiglie o ai propri datori di lavoro, che ci tengono particolarmente all'onore dei propri dipendenti. Non vengono diffusi nomi, ma solo brevi messaggi di testo che descrivono il comportamento anomalo di queste persone in una maniera così minuziosamente dettagliata che le persone si riconoscono a vicenda. Cina. La strategia del governo è stata quella di non creare un'ulteriore applicazione, ma utilizzare le applicazioni ampiamente già utilizzate dalla popolazione. Stiamo parlando di WeChat e Alipay. WeChat è l'applicazione messaggistica utilizzata dalla popolazione cinese e Alipay è il sistema di pagamento. Grazie a questa applicazione una persona può inserire il numero del treno, del bus o del taxi che ha preso negli ultimi giorni e verificare se ha viaggiato insieme a una persona infettata dal virus. Inoltre i pagamenti in Cina sono al 90% elettronici, così che il governo può sapere in tempo reale le posizioni e i movimenti della popolazione. E in Italia? Come stiamo procedendo su questo tema? Che requisiti deve rispettare un'app per essere conforme alla normativa sulla privacy? Lo chiediamo ad Alice, associate nello studio ICTLC e ricercatrice presso l'Istituto Italiano Privacy. Che requisiti quindi che le applicazioni devono rispettare per essere conforme alla normativa privacy sono le previsioni contenute principalmente all'interno del GDPR a livello europeo e nel codice privacy a livello nazionale. Sin dai primi momenti di sviluppo di un'applicazione è fondamentale che questa vada a rispettare i principi di privacy by design e di privacy by default. Inoltre la grande innovazione introdotta con il regolamento è la possibilità per il soggetto diciamo interessato di conoscere dove i propri dati vengono conservati, le finalità con le quali questi dati vengono conservati e il tempo di conservazione stesso. Tutte queste informazioni è importante che giungano all'interessato tramite un'informativa che dovrà essere contenuta nell'applicazione. Quali dati personali possono essere acquisiti? I dati che possono essere acquisiti da un'applicazione sono i più svariati. In realtà è interessante capire quali dati possono essere utilizzati una volta che siano acquisiti, ai sensi appunto della normativa europea, quindi utilizzati in modo lecito. Il GDPR ci fornisce due definizioni di dato, che sono il dato comune e il dato particolare. Il dato comune sono ad esempio il nome, il cognome, l'indirizzo di posta elettronica, mentre il dato particolare sono dati quelli che venivano definiti sensibili, quali ad esempio la religione o l'orientamento politico o i dati di salute. I dati comuni possono essere utilizzati all'interno di un'applicazione anche senza la richiesta del consenso, qualora servano per eseguire il servizio che l'applicazione fornisce, e possono essere utilizzati fino a quando la finalità non cambia. Se invece la finalità dovesse cambiare, dunque vi fossero finalità da parte di chi fornisce l'applicazione di svolgere anche attività di marketing o di profilazione, allora dovrebbe essere richiesto un consenso specifico anche per questo. Diversamente invece nei dati particolari. I dati particolari sono soggetti a un divieto generale che può essere superato o dal consenso o da situazioni, diciamo, eccezionali. Come possiamo proteggere i nostri dati sensibili? Poter proteggere i dati sensibili che sono definiti all'interno del GDPR come dati particolari è fondamentale andare a fare molta attenzione ogni qualvolta si debba dare il consenso all'interno di un'applicazione con riferimento a questi tipi di dati. Questo perché abbiamo visto esiste un divieto generale di utilizzo di questi dati se non vi è il consenso da parte dell'interessato e in casi particolari eccezionali. Questi casi eccezionali sono ad esempio casi di interesse pubblico, di salute pubblica, quale potrebbe essere l'emergenza sanitaria nella quale attualmente ci stiamo trovando, e dunque è aperto tutt'oggi un dibattito che vede al centro appunto della discussione da un lato i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo e dall'altro l'esigenza
di evitare contagi, dunque di tutelare la salute pubblica, adottando delle misure che siano proporzionate e limitate a questo periodo di emergenza. Grazie a tutti. Perfetto, grazie Alice della tua disponibilità. Ciao a tutti, alla prossima. E io come al solito vi invito a fare tre semplici cose: lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto e vi è stato utile, condividere il video con i vostri amici e iscrivervi al canale per non perdervi nessun mio prossimo video. A presto!